Buongiorno ragazzi, ce l'abbiamo fatta, abbiamo finito il ragù, ora è mattina e zac, guardate qua che belli, guardate qua come sono schierati, felici, sorridenti. Niente, adesso li devo mettere dentro, insomma, li copro con la pellicola e poi freezer e li lasciamo lì. Magari la vita fosse fatta solo di ragù, mannaggia. No, ragazzi, si va al lavoro, sta piovigginando. So che arriverò quasi in ritardo perché il GPS mi dice che ci metterò 25 minuti. Traffico, pioggia. Non dovrebbe essere una giornata troppo complicata, nel senso devo risolvere alcune cose con un software che sembra fare un po' i capricci e il servizio IT dell'azienda non è molto perspicace, ecco, non riesce a capire qual è il problema e quindi mi devo un po' arrangiare. Mi ha detto: "Boh, a noi non succede così, no? Non capisco, non possiamo aiutarti." Io, vabbè, grazie, grazie. No, eres un problema. Ah, vabbè, ragazzi, oggi sarebbe stato bello andare in palestra, ma non so se riesco con i tempi perché appena torno a casa devo iniziare a cucinare per stasera, riparare, insomma, sistemare. Vediamo. Ah, ieri in tutto questo ho ricevuto un'email ieri sera finalmente dall'agenzia, dopo che il venditore e io l'abbiamo bersagliato per email. Perché io ho la fortuna che almeno il venditore della casa è estremamente, vi direi fastidioso, però in questo caso conviene. Cioè, continua a inviare email, allega, mette in CC sempre avvocati e scrive in stampatello, quindi sembra che nelle email stia urlando. Manda, ieri mi ha inviato un audio di 11 minuti, due audio me ne ha inviati, uno da 8 e mezzo e uno da 11, dove non diceva niente. Niente, logoroico ragazzi, non ce la facevo più. Però forse potrebbe essere a mio favore in questo caso, perché effettivamente ci servono delle risposte. C'è una zanzara che mi perseguita. Mi servono delle risposte dall'agenzia, che appunto ci ha detto che l'APE, che è il documento che attesta il certificato energetico della casa, l'APE dovrebbe arrivare stamattina. Premesso, nell'ultimo mese. È la quarta volta, terza, quarta volta che mi dice arriva domani mattina, quindi io non ci credo molto. E però un altro problema è che l'inquilina che c'è all'interno della casa in questo momento non riesce a prendersi, appena tornata dalle ferie, ma ora che lavora non riesce a prendersi i permessi e quindi potrebbe far venire il perito della banca a vedere la casa o le sere o sabato mattina. Il problema è che questo non coincide con gli orari a disposizione del perito. E quindi, aspetta, superiamo un pochino. E quindi, ragazzi, questo potrebbe essere un problema. Stamattina l'agenzia chiamerà il perito per cercare una quadra, comunque sistemare, vedere se si riesce in qualche modo a conciliare le due persone. E vediamo. Quindi sono fiducioso, speranzoso. Non posso fare altro. Io più di così non posso fare, ragazzi. Purtroppo c'è solo la speranza che è l'ultima a morire. Di tutto questo, il rogito dovrebbe essere tra meno di un mese e mezzo. Quindi siamo un po' agitati. Non ho ancora una risposta. Se la banca mi dà il mutuo, sì, siamo un po' agitati. Niente, ragazzi, tutto qua. Finito anche oggi il lavoro, si torna a casa in questa uggiosa giornata, freddo, 14 gradi, un po' migliorato rispetto a stamattina che c'erano 12, ma comunque non il massimo. Finito ragazzi, finito, ora torniamo a casa di corsa, iniziamo subito a cucinare gli gnocchi con la farina di riso, sarà un esperimento interesting, importante, non vedo l'ora di assaggiare quel ragù, sarà buonissimo. Allora, mi rendo conto che in questo caso posso sembrare un po' topolino con queste cuffie, ma un topolino molto felice perché guardate qua cosa ho fatto, parapapapa, opla, guardate tutti questi bei gnocchietti. E con farina di riso, ho messo farina di riso, uova, e noce moscata e chiaramente patate. Spero che venga bene. Tra un po' ci mettiamo a cucinare con anche il ragù che ho fatto ieri. Che ragazzi, è venuto benissimo. È venuto benissimo.
andando ad usarlo e un po' spilucchiare qualcosina, devo ancora mangiarlo per bene. Adesso sistemo un po' qua, poi inizio a cucinare. Dai, visto che ci siamo, proviamo anche l'obiettivo nuovo, no? Quindi facciamo un bel dettaglietto sui gnocchi, guarda qua, oh, voglio vedere più vicino, zac! E più vicino sia, guarda che belli, guarda che bei gnocchi. Speriamo, c'è qualche problemino? C'è qualche gnocco che si comporta male? Vediamo. Come sono sti gnocchetti? Cioè, guardate come sfoca bene, pazzesco. Gnocchi successo, mi sono piaciuti, a parte qualcuno che era tipo un po' friabile e quindi si, ma riusciamo a mettere, quindi si tipo sgretolava così, lo prendevi con la forchetta e non ce la faceva più. E progresso è tutto a posto, adesso cos'è? Mezzanotte 23, io vado assolutamente a letto. Voi ricordatevi, se vi piace questo contenuti, questo tipo di contenuti, fatemelo sapere qua sotto con un bel commento, un like, un'iscrizione. Mi raccomando, attivate la campanella. Noi ci vediamo nel video di domani delle 11. E come sapete, interagite qua sotto, interagite, il Dio algoritmo è goloso e ha bisogno di voi. Dai, grazie mille del supporto, ragazzi. Ci stiamo avvicinando ai 2500, ne mancano 11. 11 è solamente. Grazie, ragazzi.